È uscita la beta di DaVinci Resolve e DaVinci Resolve Studio 19 e oggi la proviamo insieme perché ci sono un sacco di funzionalità davvero molto interessanti da andare a scoprire. Io sono Michele, un videomaker e content creator che ha aperto questo canale per trasmettervi la mia passione per i video e aiutarvi in questo percorso. Ci vediamo subito dopo la sigla. Come sempre questo video è sponsorizzato dai nostri amici di Oned e andiamo a vedere il loro store di grafiche per le vostre live streaming. Entriamo sul sito di Oned e qui troverete tantissime grafiche per le vostre live streaming. Dalle emote statiche alle emote animate e addirittura gli stream alerts per le vostre live. E se volete crearne delle vostre avrete la possibilità attraverso il maker di creare emote, badge e logo personalizzati. All'interno del loro store troverete una miriade di grafiche animate e di qualità altissima. Ricordatevi, quando ne acquistate una e la inserirete nel carrello, di rimuovere il voucher code ed inserire M89-gamer per sostenere il canale. Grazie mille. Siamo arrivati alla nuova versione di DaVinci 19 e ci sono un sacco di novità davvero molto interessanti che andremo a vedere in questo video. Allora, prima di tutto, se volete scaricare la versione 19 di DaVinci Resolve, basterà recarsi sul sito di Blackmagic, scorrere in basso, cliccare su download gratuito e qui abbiamo le diverse versioni. Come vedete sono divise in due versioni, la versione DaVinci Resolve, la versione invece Studio. Io ho la versione Studio, che è la versione a pagamento con tutte le feature sbloccate. Se voi avete la versione quella normale, dovete scaricare DaVinci Resolve 19. Quindi, per chi ha la versione gratuita questo, per chi ha la versione a pagamento quest'altro. Verrà sostituita la vecchia versione, la 18.6, a favore della 19, quindi mi raccomando, siate sicuri di volerlo fare, perché ovviamente perderete l'altra. Potete sempre tornare indietro, però è una scocciatura. Allora, per quello che ho visto io, la versione beta è stabile. Non ho avuto problemi, ci edito praticamente tutti i giorni e non è mai crashato, non ho mai fatto cose strane, quindi per il momento bravi quelli di Blackmagic. Allora, andiamo a vedere tutte le novità partendo dalla prima, ovvero il Music Remixer. Mi scuso già in anticipo per le pronunce. Allora, qui abbiamo una canzone, eccola qua. In questa traccia abbiamo chitarra, batteria, bassa, abbiamo un po' tutta la strumentale e il nostro Music Mixer, ora lo attiviamo, ci permetterà, ecco, l'unica cosa che non abbiamo in questo caso è la voce, purtroppo, però se avessimo anche la voce, possiamo mutare traccia per traccia tutti quanti gli strumenti, ed è una cosa incredibile, secondo me, cioè ci toglie un sacco di lavoro. Io soprattutto che magari edito dei video per eventi, eccetera, mi vengono richiesti degli eventi con delle tracce musicali, avere la possibilità di mutare solamente la traccia voice è una cosa estremamente comoda, perché possiamo esportare eventualmente solamente la traccia senza voce e magari la voce riutilizzarla in altri momenti della canzone, insomma, poi dopo lì ce la giochiamo noi. Quindi vi faccio vedere come funziona. Allora, tipo, disabilitiamo la batteria. Ok, rifacciamo. E qui abbiamo solo la chitarra. Riabilitiamo invece la batteria. E ora disabilitiamo la chitarra. Come avete appena sentito, c'è rimasto basso e batteria, quindi la chitarra non c'è più. Ora riabilitiamo la chitarra, disabilitiamo il basso, disabilitiamo la batteria e rimarrà solamente la chitarra, sentite? Potrei dirvi che questo qui è lo strumento più figo di DaVinci 19, ma vi direi una cazzata perché non è vero, perché questo è molto figo, ma ce ne sono altri che sono altrettanto, quindi andiamoli a vedere tutti. Passiamo al secondo, che riguarda un po' quello per il quale DaVinci è famoso, ovvero la color correction, il color grading. Quindi entriamo nel pannello della color e come vedete è cambiato qualcosa, quindi se voi avete ancora la versione 18.6 questa roba qua non la potete avere. Se invece avete la versione 19, questa roba qua, ve la troverete palesata lì davanti. Tra l'altro questo lo troverete anche nella versione standard, quindi quella gratis di DaVinci, e non solo nella versione studio. Allora, cosa abbiamo qua? Fondamentalmente abbiamo le curve, quindi queste qua che avevamo già prima. Se siete un attimo skillati nell'utilizzo delle curve per cambiare i colori, luma, saturazioni, eccetera, sapete anche utilizzare questo, perché in realtà è veramente semplice. Qui è stato fatto un lavoro più dedicato, diciamo, al raggruppamento dei colori, quindi abbiamo tutti i vari colori raggruppati, i colori principali, un po' come, che ne so, se conoscete Lightroom, ecco, una roba del genere.
Quindi è stato un po' raggruppato per colore il menu e poi sono state aggiunte delle regolazioni che ci permetteranno di cambiare e regolare appunto i singoli. E allora abbiamo, ecco, l'unica cosa diversa dal solito è skin. Quindi skin praticamente è stato preso il colore giallo-arancione, insomma la parte, quello che riguarda lo skin tone delle persone, è stato preso e creato proprio un colore a sé. Per il resto invece sono i soliti, quindi partiamo dal red, yellow, green, ciano, blu, eccetera. Allora, ad esempio, in questa scena qui abbiamo sicuramente del giallo, abbiamo sicuramente del magenta, insomma abbiamo un po' di colori qui, no? Allora, come vedete, io se ora sposto la tonalità andrò a cambiare il colore rosso nell'immagine, tutto ciò che è rosso, quindi anche ovviamente la pelle, perché dentro la pelle c'è ovviamente del rosso, e a seconda di dove lo porto cambierò la tonalità. Possiamo modificare di qui anche il luma, vedete come schiarisco e come scurisco questo rosso che è presente nel muro di sinistra e nella pelle delle persone, e possiamo ovviamente saturarlo e desaturarlo con questa gocciolina, d'accordo? Quindi insomma qui abbiamo un po' di strumentini che agiranno direttamente sul colore. Secondo me, soprattutto per chi si avvicina per la prima volta a DaVinci, questo strumento è parecchio intuitivo, quindi si fa prima, no? Perché abbiamo il colore scritto lì, non dobbiamo andare a agire direttamente sulle curve, pingare i punti dove non vogliamo che si modifichi magari la curva. Cioè, secondo me la curva è sempre uno strumento un po' più avanzato rispetto invece a questo color slice che io l'ho trovato veramente molto semplice da utilizzare. Quindi questa qui è un'altra delle novità di DaVinci 19. Ora è il momento di fare cinema. Questa novità vi giuro che piacerà a tantissimi perché c'è stato un raggruppamento di tanti effetti in un unico effetto e l'effetto si chiama Film Look Creator, ovvero questo qui. Ora io già l'ho applicato. Ecco, questa qui è l'applicazione di questo Film Look Creator, dove fondamentalmente viene raggruppato un po' tutto quanto, dalla vignettatura, alliation, bloom, grain, flickering, insomma abbiamo tutta una serie di impostazioni che possiamo tra l'altro richiamare con dei preset automatici, come ad esempio Cinematic, che ci andrà a mettere le barre nere sopra e sotto. Abbiamo tutta una serie di impostazioni che ci agevolano la vita e trasformeranno direttamente la nostra clip con un look cinematografico. L'ho fatto qui, l'ho fatto in quest'altra clip, anche in questa qui ho dato un look cinematografico, questa qui era la clip di partenza, ve la faccio vedere, questa qui è la clip con questo look un po' vintage, no? Un po' giallino, con un po' di aliation, un po' di bloom nelle luci, eccetera. Secondo me, con queste due nuove funzionalità hanno proprio dato il turbo ancora di più alla parte della color, perché comunque, cioè, è chiaro che molte persone utilizzano DaVinci per fare cinema, per fare magari cortometraggi, per fare qualche reel che comunque tenda, lo vedete anche su Instagram, a qualcosa di cinematografico, quindi con questo look qua. Benissimo, con questo effetto basterà attivarlo e impostare qualche parametro, avremo tutto quanto direttamente qua dentro. Secondo me sarà comodo. È stato inserito un altro effetto che secondo me semplifica veramente di parecchio la possibilità di staccare, diciamo, il nostro personaggio principale dallo sfondo. Io prima utilizzavo la depth map, che è sicuramente comoda, però bisogna anche saperlo usare. Diciamo che non è immediata ed è anche parecchio pesante. Bene, per ovviare a questo problema, il nostro caro DaVinci ha inserito, o meglio, quelli di Blackmagic hanno inserito un effetto che si chiama Defocus Background. Spero di averlo pronunciato bene. Quindi creiamo un nuovo nodo e lo applichiamo qua. Ora, l'unica cosa che dovremmo fare è andare sulla Magic Mask, selezionare il nostro soggetto, ovvero io con una borsa in mano, il plugin da solo e l'effetto da solo creerà lo sfondo sfocato, vedete? Non solo, potremo anche, ad esempio, metterci del nero e con Color Size scurire, vedete, lo sfondo leggermente, quindi magari se abbiamo uno sfondo un po' troppo illuminato, potremmo scurirlo. Addirittura potremmo desaturare completamente lo sfondo e lasciare solamente il personaggio davanti colorato. Quindi ho visto alcuni video che vengono fatti così, soprattutto i video musicali, dove magari il personaggio davanti è colorato e il background no, o viceversa anche. Il risultato di questo effetto non dipende dall'effetto stesso, ma dalla Magic Mask. Quindi più abbiamo un personaggio che si muove in modo semplice e meno avremo dei problemi. In questo caso, ad esempio, fa più fatica in questo punto, ma semplicemente andando a correggere la Magic Mask e togliendo questo pezzettino qui, correggeremo, vedete, subito lo sfondo, quindi è veramente semplice. Ho già fatto diversi video sulla Magic Mask, è uno strumento stra semplice da utilizzare e vi consiglio di usarlo perché vi semplifica davvero tanto lo scontorno dei personaggi all'interno dei video.
Ritornando al discorso The Focus, all'interno di Advanced possiamo scegliere il tipo di sfocatura e, come vi dicevo, possiamo scegliere anche la quantità di, ovviamente, sfocatura da mettere alle spalle. Più abbiamo l'effetto sfocato dietro e più sarà ovviamente irreale, non possiamo esagerare. Comunque sia, anche qui dentro Adjust Mask possiamo operare sulla sfocatura e sulla maschera che viene creata, vedete, alle spalle del nostro personaggio. Vi consiglio comunque di non esagerare, se vogliamo mettere un pochino di blur ci sta, ma non troppo, tipo in questo caso io farei così, vedete, senza e con l'effetto blur. Secondo me è molto carino ed è anche abbastanza reale, quindi non si vede che è stato messo con un effetto. Altra novità che stavolta riguarda l'audio: non ci potremmo accedere cliccando sulle singole clip, ma cliccando sull'intera traccia audio. Come vedete qui abbiamo la possibilità di toccare la voce, di toccare i dialoghi, ma se vogliamo entrare nella nuova feature, ovvero questa qui, ovvero la separazione dei dialoghi, dovremo entrarci cliccando su tutta la traccia, quindi verrà modificata la traccia intera. Ho resettato tutte quante le impostazioni perché prima lo stavo provando e adesso noi abbiamo qui un caro Michele che sta parlando da sopra una barca e sta facendo la recensione per Insta360. Insomma, quelli di Insta ci stupiscono ancora una volta mixando qualità. Sentite che c'è tantissimo disturbo sotto. Allora, noi abbiamo qui due opzioni fondamentalmente: quella di utilizzare il voice isolation, come abbiamo sempre fatto, quindi abilitarlo e utilizzare questo, oppure selezionare la nostra traccia audio, andare qui, e qui dovremmo mutare il back e mutare eventualmente anche l'ambiente intorno. Riproviamo? Insomma, quelli di Insta ci stupiscono ancora una volta mixando qualità, portabilità e prestazione. Beh, risultato incredibile. Possiamo eventualmente smutare l'ambiente. Insomma, quelli di Insta ci stupiscono ancora una volta mixando qualità, portabilità e... Non c'è tanta differenza in realtà, perlomeno io non la sento. Ci stupiscono ancora una volta mixando qualità... Sicuramente se riabilitiamo il back, ovviamente sì. Portabilità e prestazioni. Quindi abbiamo il rumore di fondo. Comunque possiamo anche non mutarlo del tutto, ma semplicemente abbassarlo un po'. Quelli di Insta ci stupiscono ancora una volta mixando qualità... In questo caso continuiamo a sentire un po' il rumore della barca, che secondo me ci sta perché non siamo in studio, quindi ci può stare anche che ci sia un po' di rumore di barca sotto, rende il tutto più reale, però abbiamo abbassato un pochino i volumi. Quindi anche questa qui, grandissima novità, che secondo me è strautile e ci fa risparmiare un botto di tempo. Altra novità, ritorniamo nel mondo della color e andiamo a prendere questa clip qua, che è una clip abbastanza buia, cioè meglio alternata tra luce e oscurità. Ritorniamo sulla color e, come immagino già forse saprete se utilizzate DaVinci, Noise Reduction è un utile alleato proprio per rimuovere il rumore di fondo. Ma ora abbiamo un alleato in più, perché come sempre possiamo utilizzare questa parte di Noise Reduction per togliere il rumore, ma abbiamo anche una nuova possibilità, che è quella di utilizzare l'Ultra NR. Ultra NR che ci creerà un piccolo quadratino, infatti se noi clicchiamo su Analyze comparirà questo piccolo quadratello e lui lo possiamo trasportare in giro e magari prendere un punto dove c'è parecchio rumore e da quel punto lui calcolerà, analizzerà come impostare il profilo. A quel punto avremo un'immagine molto molto pulita. Infatti vi faccio vedere la differenza, così è senza il noise, vedete quanto è rumorosa l'immagine, e invece così è con il noise, dategli un attimo che ci vuole un po', eccolo qua, così l'immagine è pulitissima. Quindi se volete avere delle immagini ultra pulite, ultra definite, vi consiglio di utilizzare il nuovo Noise Reduction. L'ultima novità di questo DaVinci 19 invece riguarda il testo, quindi la trascrizione di quello che diciamo nel video. Ecco, adesso si può trascrivere e possiamo interagire, quindi possiamo eliminare direttamente dal testo parti di video, e questa è una cosa molto molto comoda. Ad esempio prendiamo questa timeline dove abbiamo inserito solamente la nostra clip parlata, e se andiamo col tasto destro qui e poi andiamo su Audio Transcription e poi su Transcribe, ovvero trascrivi, lui inizierà a trascrivere ciò che stiamo dicendo nel video, eccolo qua. L'X4, anche la Go 3S ha la possibilità di utilizzare. E se magari non vogliamo dire tutto quello che stavamo dicendo nel video, possiamo selezionare, che ne so, questa parte qui, fare backspace, e come vedete l'ha cancellata anche dalla timeline, quindi c'è questa novità. Allora, il discorso è, perlomeno in italiano, non è precisissimo, infatti come vedete
Il video parte con... Come per l'X4, invece lui ha preso solo l'X4. Però, mano a mano che andremo avanti, a parte il fatto che è ancora in versione beta, quindi c'è da dire che è una novità, è in versione beta, quindi quando uscirà ufficialmente probabilmente sarà più preciso. Ma comunque sia, è una novità perché ci sono un sacco di intelligenze artificiali che lavorano in esterna a DaVinci e a maggior parte dei programmi di video editing, che andranno piano piano a spegnersi perché questi programmi integreranno la parte di trascrizione e prima o poi, soprattutto l'editing di contenuti parlati, sarà appunto così e andremo verso sicuramente una tecnologia dove DaVinci capirà già quali sono i testi giusti e i testi sbagliati, dove magari ci inceppiamo, lui lo capirà e taglierà direttamente da solo o comunque ci farà vedere dei pezzi, guarda questo è sbagliato, e lo metterà lì da parte e potremmo editare in maniera veramente molto più rapida. Questa qui secondo me è una novità, è ancora in fase embrionale, quindi non è precisissima, però è una prima fase per arrivare a quello, quindi a editare video parlati straveloci. Siamo giunti alla fine del video, se vi è stato utile lasciate un pollice in su e iscrivetevi al canale per non perdervi tutti i contenuti in uscita. In descrizione trovate una lista di prodotti selezionati per chi vuole iniziare a fare video in modo professionale e se desiderate padroneggiare la post-produzione video ho creato un corso one-to-one su DaVinci e Premiere Pro appositamente per voi. Lavorerete direttamente con me per potenziare le vostre competenze e iniziare da subito a produrre video di qualità superiore. Noi ci vediamo alla prossima, ciao a tutti!